This edition of iItaly New York is brought to you by... L'energia non si ferma. Mai. L'energia crea. Si trasforma. Diventa un'idea per generare nuova energia. Diamo all'energia un'energia nuova. And Cheerio chopped tomatoes. In this week's episode, Events, From Assisi, St. Francis in New York, an extraordinary exhibition. Dolce Vita, tailored cuisine with Rosanna and Daryl, spaghetti alla vongole. City, annual installation of the acclaimed modernist Medardo Rosso at the Center for Italian Modern Art. Americans in Love with Italy, Francine Sagan meets actress Lois Robbins. And now let's start with St. Francis in New York. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, et ogni benedizione. A te solo, altissimo, se confano, et nullo uomo è indigno te mentovare. Laudato sia, mio Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messor lo Frate Sole, lo quale giorno et allumini noi per lui. Laudato sì, mio Signore, per sola luna et le stelle. In cielo le hai formate, clarite et preziose et belle. Laudato sì, mio Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmitate e tribolazioni. Beati quelli che sosterranno in pace. Cada te, Altissimo, Sirano incoronati. Questi sono preziosissimi documenti, antichi documenti religiosi, anche altamente storici per l'Italia, perfino per la lingua italiana. La missione della Santa Sede presso le Nazioni Unite e tutti gli organizzatori sono estremamente contenti, felici di essere riusciti a portare nel cuore della famiglia che è le Nazioni Unite questi documenti. Vorremmo, come uno dei nostri obiettivi, introdurre e far conoscere meglio la figura, la persona e soprattutto i valori di San Francesco d'Assisi.
i valori fondanti delle Nazioni Unite sono anche quelle francescane, Francesco che promuove la pace, Francesco che promuove l'armonia della fratellanza dei popoli e Francesco che ama il creato. Il desiderio molto profondo e anche comune delle Nazioni Unite, soprattutto del segretario generale delle Nazioni Unite, il signor Ban Ki-moon, di poter ospitare ancora un altro Papa, sarà per lui il secondo Papa. Possiamo dire che speriamo, chissà, che questi manoscritti così preziosi possano precedere, possano annunciare una visita da colui che porta il nome del Santo. Finalmente, dopo tanti sacrifici, dopo tanto lavoro di squadra da parte di tutti, è arrivato il momento in cui stasera ascolteremo le parole, le immagini, le tracce di Francesco d'Assisi. Lo ascolteranno tantissimi ambasciatori, questa è la gioia più bella, perché sappiamo che nelle loro decisioni vi è la sorte del nostro futuro, del nostro pianeta. Sono molto felice di poter assistere e partecipare a questa inaugurazione. Il messaggio di Francesco, il richiamo al dialogo, alla tolleranza, alla pace, il richiamo al rispetto della natura, all'idea che la natura debba essere sorella, insomma, è veramente un messaggio universale, è veramente un messaggio che oggi gli uomini e le donne di buona volontà si attendono dalla politica. This initiative started in Avezzano. I was visiting my dear friend Flavia De Sanctis, and she was mentioning a project, a manuscript restoration project. And little by little, it came to fruition. So one arm in Avezzano, one arm here in New York, and we put this together. The idea of St. Francis at this time in the city's history, and at this time in the history of the country and the world, is an enormously important message. And as a matter of fact, the old Roman saying, verba movent, exempla trahunt, really applies. Words move us, examples compel us. The Italian Academy Foundation is very, very proud to have initiated this and bringing it to the United States. Volevamo portare una mostra che così indicasse Tommaso da Celano come il primo biografo di San Francesco. Da qui è nata l'idea poi della mostra su Francesco con il Sacro Convento. Questi eccezionali manoscritti e pergamene non sono esposti al pubblico, attenzione, neanche ad Assisi. Noi abbiamo scelto ciò che c'è di più vicino alla figura di Francesco. Le tracce sono documenti o pontifici o notarili, quindi sono vere e proprie testimonianze storiche, di carattere anche legale in certi casi, che questa persona è vissuta veramente. La seconda sezione della mostra è intitolata Parole, e sono le parole dette su Francesco. Quindi le biografie e le cronache che parlano di Francesco e anche dell'ordine che si sviluppa. Invece le immagini sono le miniature in cui Francesco è il protagonista. Ecco, la mostra fa un po' un piccolo itinerario attraverso questo sviluppo dell'immagine di Francesco. E sono, ecco, dei pezzi rarissimi. Assisi, San Francesco, le Nazioni Unite, New York. Le pergamene oggi qui arrivano, sono un segno fisico, ma certamente sono il simbolismo di quell'antico cavaliere Francesco, che da cavaliere alla conquista dei luoghi divenne cavaliere alla conquista della dignità. Andare sempre comunque verso l'altro. Credo che le Nazioni Unite debbano fare questo, andare sempre comunque verso gli altri popoli e soprattutto essere la vera casa, la vera cattedrale del mondo. Il popolo americano è in qualche modo fuso insieme con un'anima anche italiana, e allora, ecco, pensare di venire qui con
questa mostra documentaria della vita di Francesco, della sua storia, della sua esistenza, ecco, assomma tutta questa serie di sentimenti, di emozioni che mi coinvolgono molto. Non è cambiato niente, perché l'uomo è sempre quello e il messaggio che fa bene è sempre lo stesso. Ecco, direi, attraverso l'arte, attraverso la bellezza dell'arte, ecco, questa qui è come una finestra aperta sull'universo, sul cielo, sul creato, è una finestra aperta sull'aldilà, sull'infinito. Come presidente della seconda commissione economica e sociale sento molto anche questo messaggio del frate di Assisi e del suo appello a stare con i poveri, a stare con gli esclusi. Papa Francesco verrà alle Nazioni Unite l'anno prossimo, comunque negli Stati Uniti, e porterà questo messaggio di inclusione, di maggiore eguaglianza nei rapporti con i paesi in via di sviluppo. E questo ci ricorda un po' la necessità di tornare a dei valori fondamentali. Assisi è culla, è una culla nella quale probabilmente il magnetismo francescano pone tutti noi verso un migliore atteggiamento di dialogo. Let's talk Italian food. Enjoy. I was just about to make spaghetti. Spaghetti? Yes. Ah. I was just ready to put it in. Salt? No. No. Water? No bowl? No, I just put this no, in. No, 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 no. Mamma, mamma mia. Clams with spaghetti. Spaghetti with clams. Spaghetti with clams. And what we did first was we warmed the oil, olive oil. Very right. Then we added the garlic. The garlic before? Smush. Perfect. Then we added the peppers. Yes. Right, then we let it cook for a little bit. A little bit, a few minutes. We take out the garlic and then we add the clams. The tomato comes after the clams. We leave that with a wait cover. A little bit. Because you gotta wait until the clams are open. Yes. While we were doing that, we were making the pasta. This is very important. I noticed. Yeah. You don't leave home without it. No. You have to make sure the water comes to a full boil. I learned that today. And do not add the salt in the beginning. Add it after the boil. Then put in the pasta and don't break it. No, that's never, never. Is it no good? No you good. Try, you try. It's no good? No, a few minutes. Is that ready now? No, not really. Then why do you keep giving it to me? Check on the clams, right? Then when the pasta is ready, pour it into the colander, save some of the water. Mix, put olive oil. A little more olive oil. A little bit parsley. That's right. And it's okay. And then it's perfect. Enjoy. Perfect. I am Rosanna. Yes, thank you.
Welcome to Italian City. Medardo Rosso ha vissuto la vera bohème del periodo della fine Ottocento. Ha iniziato a Milano, è sempre stato un ribelle anche in famiglia, però era bravissimo nel disegno, ha avuto dei premi per la calligrafia a scuola perché aveva una grande capacità tecnica. Poi ha lasciato la famiglia, è andato a Parigi perché ha capito che a Milano stava stretto ed è arrivato praticamente senza soldi perché la famiglia l'ha completamente abbandonato. Lui è vissuto finendo anche in ospedale per mancanza di cibo, per il freddo, si è ammalato, è vissuto nel sottoscala fino a quando è riuscito ad avere un suo studio perché ha cominciato a essere conosciuto. In famiglia si è sempre parlato di questa, ho sempre ricordi dei nonni, di questa presenza piuttosto scomoda, perché era un personaggio molto difficile, molto particolare, che non aveva mai orari, che entrava in casa tutte le ore. La mia nonna si ricorda che le portava le bambole, poi gliele portava via, e quindi è sempre stato visto come un personaggio molto scomodo. Ha lasciato la famiglia col figlio piccolissimo, il quale Francesco ha dovuto mettersi a lavorare fin da piccolo per poter sopperire all'assenza del padre, e quindi un personaggio che va visto a distanza. Negli anni 90 muore la mia nonna, io mi inserisco personalmente nell'archivio, comincio a ristudiare le carte, a riprendere contatti, fino alla pubblicazione nel 2009 del catalogo ragionato, perché abbiamo fatto un grande ordine anche nella grossa messe di copie che sono state fatte, perché Rosso ha avuto un grandissimo successo, perché è stato anche molto copiato, questo vuol dire che interessava. E abbiamo cercato di creare un po' di ordine nella confusione che era stata fatta. E abbiamo fatto delle mostre, c'è stata una mostra a Venezia nel 2007, nel 2006 a Berlino sulla fotografia, e abbiamo appena chiuso una mostra a febbraio a Rotterdam al Museo Boijmans e adesso finalmente siamo arrivati a New York. Questa è la seconda installazione annuale qui al Center for Italian Modern Art. Non è una mostra che nasce da degli studi, ma è una mostra che vuole proporre degli studi, quindi vuol dare più aperture possibili, più domande possibili, più spunti possibili per aprire un dibattito e cercare di guardare le cose con occhio nuovo, con occhio fresco. Credo che ci sia molto interesse, tanto è vero che nel febbraio del 2015 ci sarà una sessione di studi dei curatori americani proprio sulla riscoperta di Medardo Rosso. Abbiamo scelto quest'artista perché è un artista appunto su cui gli studi stanno convergendo da molte parti, anche a livello internazionale, e peraltro è stato noto qua a New York soprattutto negli anni 50 e 60. È stato molto apprezzato questa mostra che è stata al MoMA, è stata una consacrazione molto importante. Margaret Scolari Barra ha fatto degli studi eccezionali. Quindi una grossa attenzione negli Stati Uniti che però poi si è un po' diluita nel tempo. Ci sono state poche mostre dopo questi episodi, poche mostre pubbliche soprattutto, e in questo tempo l'evoluzione della lettura critica è molto cambiata, si è caratterizzata su altri temi. Il tema della fotografia è anche molto nuovo perché per molto tempo non è stata conosciuta e lui era conscio che faceva un lavoro che al suo tempo nessuno poteva capire, e quindi le fotografie non sono state esposte per moltissimo tempo. Rosso ha fatto una ricerca sperimentale incredibile per quel tempo, rifotografando molte volte le stesse stampe, cambiando l'esposizione alla luce, aumentando i contrasti, rendendole più evanescenti. Quindi diciamo che è un lavoro molto che lui ha condotto sulle varianti, e questo abbiamo cercato di riprodurlo attraverso le varianti di materiale e le varianti di genere.
Io ho un solo criterio, lavorare al livello più alto possibile, nella miglior modo possibile, cioè offrire delle cose veramente di qualità straordinaria, presentate in un modo eccellente. Devo dire che la risposta è enorme, l'interesse è molto forte e sembrava quasi che di questo si sentisse in qualche modo un vero bisogno. Let's meet some wonderful Italian people in New York. A native New Yorker and an accomplished actress, Lois Robbins is probably best known for her roles on daytime television, including One Life to Live and All My Children. But she's appeared in many other TV shows, like Sex and the City and Law and Order. Lois has been in dozens of movies. Coming out this fall, she stars with Billy Baldwin in Blowtorch, and in an upcoming movie with Melanie Griffith that's directed and starring Meg Ryan and is produced by the Tom Hanks Production Company. I'm delighted that Lois is here today with us to talk about her love of traveling in Italy. Lois, it's such a delight meeting you, and I'm so glad that you're here to chat with us about your love of Italy. Thank you. So tell me, for you, what does Italy mean? Where is the connection with you in Italy? It started very young. My father was always in love with Italy. He started his very first business there, and he traveled all the time, and he wanted to impart his love of Italy on our family. So at the age of 11, he decided to take us on a summer vacation to Italy. We went everywhere. We stayed on the beach in Venice, and we traveled to Rome and Florence and Capri and Lake Como. I can actually remember swimming with him in the Mediterranean. Very special memory for me as a little girl. And I was just there. And as I was swimming, I was thinking about, you know, being a little girl swimming with him in the Med. And it started early. And I think what I love about it is just about everything. I love the people, the food, the atmosphere, the passion. The people there are so passionate about everything, and whether it be good wine, good food, good beautiful clothing, a nice swim, a good nap in the afternoon. I like that tradition of theirs. Yeah, I really do. Very restful. And my father really appreciated it and wanted us to appreciate how special it was. So he happily made the introduction at a young age, and I've been continuing it my whole life. And you are a marathoner. I am. And you run in Italy. Tell me a little bit about some of the cities that you've run. Oh yeah, when I was training for the marathon, it was in 2005, and we were traveling that year to Rome and Venice, and I had to run every day. So I would get up very early in the morning in Venice, and it was difficult, you know, to find the places to go, but people would laugh at me. They thought I was so silly. They thought, what is that silly American running all through the streets of Italy as the vendors were all setting up in the morning, and they would just laugh and smile. They got used to seeing me in the morning, so eventually they would just wave, and they were very nice. And I think for me, the thing I love about running is when you're traveling in a city, you really get to see the city in a very different way because you're on foot, and I would get lost, and you know, that's what I was going to ask you. I got lost just going from my morning coffee to my hotel in Venice. Yeah. How did you navigate? I have a very good sense of direction, I think. You don't travel with a little GPS when you're running? I don't. No, amazing, I don't. Amazing, because it's seriously. And then su e giù, up and down and up and down, all those bridges. So much fun. You did that too? It was just so much fun. And I learned, you know, doing it every day, I would find a different route. And I actually embraced getting lost. I actually had one of the very best, two very special celebrations in Italy. One was for my dad's birthday, because his love of Italy. I wanted to take the whole family for his 80th birthday on a special trip to Italy. And we were laughing because most people go and they're figuring out what museum they're going to be seeing next. And my family loves to eat.
So at breakfast we would be discussing where we were eating lunch, and at lunch we would wait a minute. And you're not Italian? I'm not Italian. But you have an Italian soul. That there is definitely an Italian soul. It's certainly in my dad, and he passed it on to us, and we just love to eat. Now you continue this love of eating Italian food here in New York too. You have some favorite spots? I do. I actually love to cook Italian and I like to eat Italian. And every Sunday night for my entire life, my father has a table reserved at Parma Restaurant, and whoever is available, it's never demanding. He just says, I've got the table, kids, whoever can come, you all join me. And we all go for dinner. And it's so nice that even a non-Italian family kind of has that connection with the table and family, like the Italians. It's very special. Oh, that's so wonderful. Yeah. Well, thank you so much for sharing some of your love of Italy and the travels. It was such a delight. This edition of iItaly TV was brought to you by Colavita Extra Virgin Olive Oil and Baci Perugina Chocolate. Say I love you in the Italian way. Coming up on next week's episode, Americans in Love with Italy, Francine Sagan meets F. Murray Abraham. Dolce Vita, creating a masterpiece with chocolate and olive oil. City, backstage, behind the scenes with St. Francis in New York. People, Giuseppe Di Piazza discusses his novel, The Four Corners of Palermo. Events, luxury and excellence at Mad Museum and La Fondazione, New York.